Crostata di crema di nocciole e cacao, gli ingredienti. La ricetta la trovate alla fine del video. 2 uova, 300 g di farina da più zero, una bustina di lievito per dolci, 100 mg di olio di semi girasoli, buccia da grattugiata di un limone, 100 g di zucchero, 350 g di crema di nocciole e cacao. Sbatto le uova e aggiungo l'olio di semi di girasole che ho usato anche per ungere la teglia, dove cuocerò la crostata. Mescolo il tutto aggiungendo il zucchero e la farina per 2-3 volte. Aggiungo la bustina di lievito per dolci, la farina e inizio a impastare a mano. E continuo in una spianatoia. Quando la pasta è diventata liscia e soffice, si attacca più alle dita, è pronta. Ecco, taglio un pezzo di carne dal forno, la infarino e inizio a stendere la pasta. Ritaglio la forma della teglia. E metto la sfoglia nella teglia. La rifinisco a mano, con la punta di una forchetta faccio dei fori sul fondo e verso la crema di nocciola e cacao. Inizio a stenderla. Per farla spandere in modo uniforme, alzo la teglia, la colpisco da sotto con la mano e la crema si stende. Prendo la rimanente pasta, la stendo e ci faccio delle striscioline per la guarnizione. Oggi la fantasia mi dice di farla così. Copro con la carta stagnola per non far bruciare la crema di nocciole quando la metto a forno. Faccio cuocere i primi 40 minuti coperta, poi tolgo la carta stagnola e la faccio durare per 5 minuti. La lascio raffreddare per toglierla dallo stampo senza che la crostata si rompa. La metto su un piatto di portata. E adesso vedo com'è venuta e faccio l'assaggio. La ricetta la trovate anche nella descrizione del video. Salute a tutti!